The New Stories. La tua informazione libera. È stato rinvenuto all'alba di domenica 16 giugno un cadavere in mare all'interno della diga foranea compresa tra i moli terza e 4 del porto Francovecchio. La Guardia Costiera di Trieste ha precisato che si tratta di un cadavere di sesso maschile e, vista la posizione del ritrovamento, si presume possa essere il giovane disperso in mare dal 11 giugno scorso. La segnalazione è pervenuta alla Capitaneria di Porto dalla società Canottieri Adria, i cui operatori erano impegnati in attività addestrative. Una vedetta della Guardia Costiera è stata immediatamente inviata sul posto e ha recuperato il corpo, che è stato successivamente trasbordato alla banchina prospiciente la sede della Capitaneria di Porto. Seguiranno i normali rilievi per accertare l'identità del cadavere. Il ragazzo, un ventenne di origine marocchina, si trovava negli spazi abbandonati dell'antico scalo insieme a un gruppo di connazionali. Era sul molo a una festa o comunque a bere con degli amici quando, ubriaco, è caduto in mare. L'allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino di martedì 11 giugno. Da allora, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto lo hanno cercato senza sosta. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.